Questa sera parleremo di vitellaia. Il titolo che abbiamo deciso la settimana scorsa è SOS, gestione della vitellaia. Al momento il titolo mi ha entusiasmato, poi mi ha fatto nascere anche dei dubbi, perché il mio dubbio era: non vorrei che questo titolo inducesse gli ascoltatori a pensare che si parlasse di un intervento di soccorso, l'SOS. A me l'SOS fa venire in mente l'infermiera, la Croce Rossa, il pronto soccorso. Quindi il problema già avvenuto. No, noi questa sera parleremo di una gestione, di un protocollo da utilizzare per evitare i problemi in vitellaia. Poi ovviamente i problemi non possono essere ridotti a zero, però il nostro obiettivo è quello di ridurli. E poi la dottoressa Giulia Lazzarini, che è la relatrice di questa sera, ci darà anche delle indicazioni su quali sono le percentuali corrette di patologie, comunque di problematiche nell'allevamento, quindi durante lo svezzamento. Tempo fa in Tecnozoo avevamo coniato un motto, ma forse 15 anni fa, in cui dicevamo e la nascita torna ad essere un lieto evento. La nascita del vitello in questo caso. Mi ricordo benissimo il DEPIAN che avevamo fatto e aveva avuto un grande successo. Avevamo impostato proprio un lavoro di protocollo. Questo lavoro è partito anni fa e si è evoluto nel tempo, quindi si è evoluto e adesso è arrivato ai giorni nostri con nuovi prodotti e nuove tecnologie a disposizione. La dottoressa Giulia Lazzarini, collaboratrice di Tecnozoo, ci farà questa esposizione, ci parlerà appunto del sistema di svezzamento proposto da Tecnozoo. Lei fa parte del gruppo TMT, del gruppo Tecnozoo Monitoring Team, cioè di quel gruppo di dottori Tecnozoo che si occupa del monitoraggio dei dati aziendali. Monitoraggio nel senso di valutazione della razione delle vacche, piuttosto che la misurazione dell'urea nel latte che ci permette di calibrare in maniera precisa la proteina. Si occupa di aspetti economici, quindi valutazione dell'efficienza alimentare, piuttosto che di bilancio, di break-even point legato all'IFC all'interno dell'azienda e anche gestione della vitellaia. È proprio di questo punto che vogliamo parlare questa sera. Quindi monitoraggio dei colostri, gestione e tutto quanto. Se la dottoressa Lazzarini è collegata, adesso la vedo nell'immaginetta, quindi sicuramente è pronta. Ecco, Buonasera. io ti lascio la parola e tolgo il mio audio, così puoi condividere lo schermo e far vedere la presentazione. Certo. Quindi un attimo che tolgo l'audio e lascio la parola a te. Beh, intanto inizialmente buonasera a tutti. Ringrazio il dottor Barbieri e sicuramente Tecnozoo perché mi ha permesso di poter fare questa presentazione stasera davanti a tutti voi. Su un argomento che per me è molto, diciamo, importante, soprattutto sempre più importante anche per gli allevamenti, perché sicuramente è sempre più rilevante, ecco, soprattutto ora che stiamo andando verso la stagione invernale. Quindi vi parlerò del programma di svezzamento di vitelli Tecnozoo. E iniziamo quindi partendo facendovi una domanda a voi allevatori abbastanza diretta. Ecco, vi chiederei durante questa diretta di commentarmi, di fare dei commenti, insomma, live, dandomi una vostra valutazione della vostra vitellaia da 1 a 10, dove 1 ovviamente è una valutazione scarsa, mentre 10 è una valutazione ottima, eccellente, con un breve commento appunto della vostra valutazione. Poi ovviamente via via leggeremo, comunque anche Barbieri leggerà i vostri commenti. Quindi iniziamo con le problematiche più comuni in vitellaia. Prima di tutto il primo colostro che viene sicuramente somministrato oltre le 12 ore dal parto, i vitelli in diarrea nelle prime 2 settimane di vita, una mortalità annuale sicuramente superiore al 5%, un problema di spazio in alcuni momenti dell'anno, soprattutto per motivi logistici. Un accrescimento non omogeneo dei vitelli, quindi si vedono vitelli che crescono meno rispetto ad altri, una prima fecondazione in media oltre i 15 mesi di età,
e un numero medio di fecondazioni nelle manze superiore a due interventi. Quindi la prima fase che io svolgo è di stabilire gli obiettivi che si vogliono raggiungere, valutare l'ambiente di partenza e gli eventuali punti critici, esaminare i gruppi di animali sulla quale iniziare il nostro lavoro e ottenere quindi un po' un feedback da parte degli operatori e del veterinario aziendale, ovviamente, sulla situazione generale della vitellaia. Questo per avere quindi un piano, una base su cui partire. Quindi iniziamo dai primi obiettivi che ci possiamo prefiggere, come diceva prima il dottor Barbieri, una morbilità, quindi un livello di dissenteria nei primi 2 mesi di vita del vitello inferiore al 25%. Una mortalità sempre nel periodo di crescimento entro i 60 giorni inferiore al 5%, e un obiettivo sicuramente molto importante che ci riporterà dei vantaggi successivamente è il raddoppio del peso del vitello dalla nascita allo svezzamento. Quindi sono sicuramente obiettivi molto, molto importanti. Quindi, riassumendo, raddoppiare il peso alla nascita allo svezzamento, la riduzione della percentuale della mortalità, un anticipo della prima fecondazione sulla manza, ottenere un colostro tale da garantire il giusto apporto di immunoglobuline nel vitello e successivamente, quindi dopo questa prima fase, riuscire anche a ottenere una razione bilanciata dallo svezzamento fino alla prima fecondazione insieme agli alimentaristi. Le routine, diciamo, quindi le buone prassi che si dovrebbero seguire in sala parto sono molto semplici, molte di queste per fortuna vengono seguite, vedo che vengono seguite, insomma, negli allevamenti. Mantenere un ambiente pulito, quindi una lettiera cambiata molto spesso, ben pulita, asciutta. Evitare di mantenere la sala parto vicino o nelle vicinanze dell'infermeria, ovviamente per evitare che il vitello possa prendere che possa avere delle incidenze superiori di casi di diarrea o quant'altro. Passare almeno 3 volte al giorno a controllare lo stato degli animali, questo è sicuramente una cosa che vedo che gli allevatori fanno, infatti gli do molto spesso, gli faccio complimenti per questo. Utilizzare una dieta quindi bilanciata, sia ovviamente si parla delle vacche e delle manze in preparto, pulire e disinfettare l'ombelico del vitello dopo la nascita. Qui ci sono delle ricerche che dicono addirittura che la disinfezione dovrebbe essere fatta in 2 volte, quindi la prima alla nascita e la successiva anche quando viene spostato il vitello in gabbietta. Somministrare il primo colostro nelle prime 6 ore di vita, che ovviamente questa è una cosa che avrete sentito un centinaio di volte, ma non sempre è possibile fare per un motivo tempistico o gestionale, insomma, dell'azienda. Quindi cominciamo col colostro, che sicuramente è molto più che solo un anticorpo. Si può appunto dire che il trasferimento immunitaria dell'incidenza delle patologie respiratorie coincide molto con il livello delle immunoglobuline presente nel colostro. Quindi, diciamo, un livello di immunoglobuline basso ci può aumentare il rischio di contrarre una percentuale più alta di diarrea nella nostra vitellaia. Nel grafico qua sotto, che vedete sotto, potete vedere appunto che il vitello, vabbè, ve l'avranno già detto tante volte, comunque il vitello prima incomincia con gli anticorpi materni, quindi riesce a immunizzarsi tramite il colostro e successivamente, dopo all'incirca la quinta settimana di vita, inizia con gli anticorpi prodotti invece dal vitello stesso, quindi che si è creato, diciamo, nell'ambiente in cui è stato inserito. Quindi, dopo ovviamente la qualità, dobbiamo vedere anche la quantità del colostro che deve essere somministrata.
Molti studi ormai dicono che appunto la quantità giusta è il 10% del peso del vitello alla nascita, quindi se il vitello pesa 40 kg alla nascita deve prendere almeno 4 litri di colostro. Quindi infatti si vede nella tabella che una somministrazione di colostro inferiore può provocare quindi un'età di concepimento molto più alta, una sopravvivenza fino alla seconda, una sopravvivenza fino alla seconda lattazione molto più bassa e una produzione di latte alla seconda lattazione con una bella differenza anche di 1.000 litri in questo caso, insomma, sono cifre abbastanza importanti. Farti una domanda? Sì, Cioè, certo. a proposito della colostratura, io Sì. sento sempre delle grandi discussioni, no? Parlo ogni giorno con gli allevatori e quindi mi trovo a confrontarmi. Ho le idee un po' confuse, in effetti. Però tu che anche fai le misurazioni dell'immunoglobuline del colostro, avrai notato delle differenze. Quindi è vero in 4 litri, no? 40 kg di vitello, 4 litri di colostro. Però non tutti i colostri sono uguali. Magari con 3 si riesce a dare la stessa quantità di immunoglobuline, oppure ce ne sarebbe bisogno di 6 per dare la quantità di immunoglobuline necessarie. Io la vedo così in maniera molto grossolana, però magari tu hai qualche indicazione da darmi, No, beh, più nello certo, allora specifico. sì, appunto la quantità certo è importante, ma ovviamente ogni tipo di colostro ha anche una qualità differente anche di quantità di immunoglobuline. Ora si considera che all'incirca ogni litro di colostro contenga all'incirca 50 grammi di immunoglobuline, quindi se io do 4 litri di colostro riesco a somministrare al vitello 200 grammi di immunoglobuline. E da queste però bisogna considerare il 25% di assorbimento, quindi si parla di cifre abbastanza. Bisogna stare il più alti possibile, ecco, con il quantitativo e in questo caso appunto con la qualità del colostro, proprio perché poi alla fine il vitello ne assorbe soltanto il 25% e bisogna garantirne almeno il 50 grammi di immunoglobuline per il vitello, quindi è importante anche la qualità, sicuramente, il contenuto di immunoglobuline. Quindi prende importanza anche il tuo lavoro di monitoraggio, no? È uno dei lavori che proponiamo, di monitoraggio delle immunoglobuline nel colostro, quindi per Certo. poter arrivare a quei valori che riteniamo opportuni, non che riteniamo noi, che la bibliografia ritiene opportuni, insomma. Certo, Quindi no. grazie. Ecco, poi una cosa che devo ricordare è anche, siccome questa diretta è Facebook qua, sto cominciando adesso a capire le dinamiche. Ci sono persone che si collegano all'inizio, persone che si collegano a metà, persone che si collegano alla fine, qualcuno guarda qualche minuto prima e poi interrompe e poi si ricollega. Quindi è un po' questa la dinamica, capisco, di queste dirette. La dottoressa Giulia ha dato un input all'inizio, ha detto: che voto dareste voi alla vostra vitellaia per stimolare la discussione? Adesso lei sta dando degli input poco alla volta, però tenetemi in mente questa domanda. Quindi nel proseguo magari fate una checklist veloce e instauriamo anche un tipo Sì, di confronto, appunto è ecco, una su cosa questa molto cosa. veloce, è un'autovalutazione dell'allevatore, ecco, una cosa molto anche per appunto animare la discussione, come dicevi te. Ok, allora andando avanti, quindi abbiamo detto la qualità, la quantità, quindi ora invece volevo parlarvi della transizione del colostro. Quindi quando noi solitamente si consiglia di dare almeno 3 giorni di seguito di colostro, ecco, si dice anche però, almeno io dico anche di non fare un passaggio netto tra il colostro e il latte. Questo perché appunto vedete nella tabella di destra che la differenza tra colostro e latte è molto molto importante, ecco, soprattutto dal punto di vista di grassi e proteine e insulina, insomma. Quindi il passaggio è cruciale soprattutto per ridurre i casi di diarrea nella prima settimana di vita del vitello.
Quindi io di solito consiglio di mischiare almeno l'ultimo giorno o almeno l'ultimo pasto, se si riesce, di colostro con latte, in modo tale che il vitello riesca a abituarsi in maniera più graduale a questo cambiamento. Quindi vi potete vedere delle immagini anche da una prese da una ricerca di Pivetal del 2020. Dove si passa quindi da, queste sono delle immagini di Villi, appunto, dove dal colostro di destra fino al latte si vede che per osmolarità, insomma, si distruggono i villi e quindi l'assimilabilità di conseguenza diminuisce sicuramente, l'assorbimento varia e può provocare quindi molto spesso questi casi di diarrea nella prima settimana. Quindi un consiglio, diciamo, come primo prodotto Tecnozoo, è il Mix Ferment, che per chi conosce Tecnozoo è un prodotto molto, molto usato, che riscuote molto successo. È costituito da frumento maltato fermentato e da farinaccio di frumento, additivato con acidi lattici, che quindi aiutano a selezionare, diciamo, la flora del vitello in modo tale da ridurre i casi di produzione eccessiva di anidride carbonica, comunque di gonfiore e quindi di coliche di conseguenza e di diarree che solitamente appunto vengono con questo passaggio. Quindi di solito si consiglia di impiegare, soprattutto in questa fase, di additivare il mix ferment o appunto il prodotto successivo che vi spiegherò, per ridurre le incidenze di enteriti. Quindi il prodotto successivo è il Cisoro Fluid, che anche questo è un prodotto che soprattutto, insomma, in questa fase viene molto, favorisce molto appunto il discorso dell'assimilabilità e della riduzione del contenuto, insomma, di anidride carbonica, quindi di digestione del latte. È un prodotto composto da sottoprodotti della trasformazione della frutta e prodotti ottenuti dalla trasformazione dei vegetali. Come additivi abbiamo l'acido citrico e l'acido propionico e come dose consigliata, quindi consigliamo appunto 20 ml nel primo giorno e successivamente 10 ml per 5 giorni. Quindi questo favorisce quindi la fisiologia dell'apparato gastroenterico. Quindi iniziamo con i servizi Tecnozoo, ecco che. Posso interromperti ancora un attimo? Sì, No, certo. visto che hai parlato di due prodotti molto interessanti. Uno, il Mix Ferment, lo conosco da quando sono in Tecnozoo. La prima cosa, quando sono arrivato in Tecnozoo, il primo corso di formazione tenuto da un veterinario che tra l'altro è ancora in Tecnozoo, ecco, durante il primo corso di formazione mi ha spiegato il Mix Ferment ed era proprio la base del programma di svezzamento che impostavamo in quegli anni. Quindi al di là della componentistica è un prodotto che è stato apprezzato dagli allevatori proprio nel tempo, sono 20 anni quasi o di più forse che c'è il Mix Ferment, sono 20 anni che c'è il Mix Ferment e più e quindi è sempre stato un prodotto apprezzatissimo, ecco, chi l'ha utilizzato soprattutto nel passaggio dal colostro al latte materno, latte in polvere oppure latte di vacca, insomma, ha sempre avuto un'altissima valenza, tant'è che abbiamo fatto poi la versione emissione interna GG anche per le vacche, insomma, quindi per dare un aiuto alle vacche nel postparto abbiamo fatto quella versione. E il Citro Fluid invece è una novità proprio dell'ultimo anno, l'abbiamo proposto in tanti allevamenti e veramente ci stanno delle grosse soddisfazioni, c'è una grossa percentuale di riordino del Citro Fluid, proprio usato all'interno del latte nei primi 6 giorni. È un prodotto molto molto interessante che ha delle potenzialità anche nascoste, secondo me, delle cose che andranno ben dimostrate anche dal punto di vista scientifico, però è stato formulato in Tecnozoo in maniera molto precisa, nessuno degli ingredienti all'interno è messo a caso, ma ognuno ha una propria funzionalità. E se andate a vedere la funzionalità che ha ogni singolo ingrediente,
all'interno del prodotto scoprirete dei dati veramente, veramente interessanti. Comunque tutta la bibliografia è disponibile. Quindi ecco, non è un semplice edificante, ma è un qualcosa di veramente interessante che sicuramente fra 20 anni ricorderemo, io penso, almeno lo spero. Non ti interrompo più, ti lascio andare avanti. No, vabbè, certo. E no, dicevo appunto, iniziando con i servizi TecnoZoo, quindi come dicevi te all'inizio, per dire che il nostro TMT effettua delle analisi in campo, prendendo i campioni che l'allevatore ci ha lasciato dalla prima campionatura del primo colostro di vacca, che è stato quindi prelevato e congelato. Noi lo preleviamo, lo scongeliamo ovviamente, e tramite il refrattometro che vedete nella seconda immagine da sinistra, ci dà un indice della qualità del colostro in gradi Brix, quindi come nella tabella che vedete in alto a destra, passiamo da un colostro che può essere pessimo, buono oppure ottimo. Quindi in base a questi valori valutiamo anche il grado di alimentazione, comunque che è quello che è presente insomma in preparto, come viene alimentato l'animale in preparto. Quindi un secondo servizio, invece sempre associato quindi nella prima fase dell'accrescimento insomma del vitello, abbiamo sempre il TMT, effettua una rilevazione dell'immunoglobuline nel sangue nei primi 4 giorni di vita, quindi preleviamo un campione di sangue con una provetta sterile ovviamente, dopodiché centrifughiamo e il siero viene quindi prelevato e sempre con refrattometro viene valutato e anche in questo caso si valutano valori superiori, buoni o comunque discreti, superiori a 7 gradi Brix. Un altro servizio ecco, che ho visto e riscontrato che comunque è molto utile per l'allevatore perché gli permette di avere comunque una visione molto globale della situazione in vitellaia, è quello di costruire comunque una tabella dove inserisce il numero della matricola, la data del giorno della rilevazione e successivamente che cos'è che ha rilevato nel vitello che non andava, ecco, quindi la temperatura che potrebbe essere troppo bassa, se c'è tosse, scolo nasale, eccetera. E in base poi alla rilevazione, insomma, i dati presi all'incirca o per un mese o comunque più di un mese, quello si valuta insieme all'allevatore. Si guarda l'incidenza dei casi e insieme al veterinario ne valutiamo eventualmente una soluzione preventiva, ecco, per vedere se c'è un metodo, ecco, per ridurre i casi di temperature alte o tosse, eccetera, eccetera. Un altro servizio è l'analisi col kit rapido per le diarree, che anche questa è una valutazione che viene fatta insieme all'allevatore in base ai casi che abbiamo rilevato e quindi consiste nell'analisi quindi delle feci in fase di nell'animale che ha delle enteriti in corso e soprattutto per sincerare l'allevatore che non sempre può essere un'enterite di tipo alimentare, ma appunto c'è anche un discorso ambientale, quindi in questo caso vedete nell'immagine che era risultato positivo per coli. Quindi appunto insieme al veterinario abbiamo deciso di iniziare con i vaccini, insomma, anche nella fase di preparto. Tu riusciresti a dare anche un'indicazione di tipo pratica per capire se una enterite è di tipo batterico, se è di tipo alimentare, magari per malgestione del latte? Che solitamente io vedo nelle stalle, no? Chi si occupa della vitellaia, l'operaio, il titolare, no?
In questo periodo, soprattutto, magari d'estate un po' meno, un inverno pieno un po' meno perché c'è stata la questione, ma in questo periodo chi va ad bere i vitelli parte armato come se andasse in guerra. Il latte caldo, le varie polverine, l'antidiarroico, il sostituto del latte, la cosa per la tosse, la siringhetta da mettere in bocca. È tutto Di tutto, sembra sì. proprio che parta per la guerra. Magari se in quel momento lì è anche un periodo in cui ci sono dei problemi, arriva anche la depressione, quindi sa che dovrà tribolare, quindi parte tutta una serie di processi negativi, no? Per dare una mano, tu riusciresti ad individuare un'indicazione per capire se il problema è proprio di semplice alimentare o se è qualcosa di più articolato, insomma. Certo, sì, no, ma infatti molto spesso mi chiedono, addirittura vedo, alle volte mi mandano proprio le foto, quindi vabbè, di prima mattina, vabbè, comunque appunto una valutazione che si può fare è tramite ad esempio il colore e la consistenza. Se ad esempio si vedono dei chicchi di riso o comunque molto liquido, bianchi, o appunto magari delle feci proprio bianche, quello è di tipo alimentare. Ecco, non è di tipo ambientale, mentre se fossero gialle o con muco e sangue, sicuramente quelle potrebbero essere dovute ad esempio a salmonella. Questo è un esempio, ecco. Non sempre le enteriti bianche, cioè, sono sì alimentari, ma alle volte sono anche dovute ai coli che si nutrono del materiale indigerito a livello intestinale e, considerando appunto che normalmente sono presenti i coli nell'intestino, e quindi in questi casi, come ho detto, insomma, si consiglia l'uso di fermenti lattici, come ad esempio il mix ferment che ho detto prima, il prodotto che ho detto prima. Ecco. Sicuramente aiuta a selezionare la proliferazione dei coli a livello intestinale, in questo caso, se sono proprio bianche. Ecco. Non so se ho risposto alla tua Sì, domanda. hai risposto benissimo, grazie. Sì. Okay. Quindi qui abbiamo una tabella con le tipologie di enteriti, quindi la più comune ovviamente sono i coli che si riscontrano nella prima settimana. Dopodiché abbiamo il Clostridium e il Cryptosporidio. Diciamo, un virus che attualmente, col cambio di temperatura e l'aumento dell'umidità con le piogge, ne sto riscontrando negli allevamenti abbastanza più frequentemente, che è il rotavirus, proprio perché in ambiente più umido lui è sempre presente nell'ambiente, ma diciamo che si sviluppa e si fa, insomma, si vede di più, soprattutto quando le temperature diminuiscono e l'umidità aumenta. Quindi in questo caso sicuramente la disinfezione delle gabbiette o comunque dell'ambiente circostante e la pulizia delle lettiere comunque in gabbietta, tenendolo il più asciutto possibile, è molto, molto importante. Quindi una domanda sicuramente è come lavare al meglio le gabbiette in questi casi. Quindi un prodotto che io posso consigliare, che vedo che sta interessando e sta prendendo abbastanza piede, è un nuovo prodotto della biosicurezza nostro Tecnozoo, che è il Levada. È un prodotto detergente alcalino, schimogeno, con elevato potere sequestrante. Rimuove in maniera efficace l'iniezione, il grasso e le proteine. Ideale per le gabbiette, quindi come vi ho detto, e soprattutto anche per la salamungitura. E da applicare con un lanciaschiuma per ottenere una schiuma persistente, lanciaschiuma come vedete nelle immagini di destra. Quindi questa ovviamente è la confezione, il colore è abbastanza caratteristico, però è un prodotto schiumogeno, come appunto vedete, se lo vedete nel video, si applica senza, insomma, abbastanza facilmente con la lancia. Si tiene per circa 30 minuti in posa e dopodiché
con l'acqua, insomma, con abbastanza semplice, si elimina, le feci diventa praticamente, ho visto che le gabbiette sembrano praticamente nuove rispetto a prima, ecco, all'inizio. Quindi, ritornando al discorso delle diarree, abbiamo l'enterocrine, quindi da enterite ovviamente enterocrine. Anche questo è un mangime complementare che è in siringa, la confezione, molto pratico da usare, gli allevatori lo usano, è molto semplice perché essendo anche dosato, cioè facile da dosare, viene direttamente spruzzato, diciamo appunto, dato in bocca all'animale, al vitello. È un astringente, quindi è costituito da propandiolo, polpa di carruba micronizzata e zucchero di barbabietola, come additivi all'acido lattico, l'acido citrico e il propionato d'ammonio. Le dosi quindi sono 10 ml a pasto per 3 giorni. Questo, diciamo, nel caso in cui si vedano delle diarree superiori alla settimana, oltre la settimana di vita, quando sono abbastanza importanti, insomma, si vede che l'animale inizia anche a perdere molti, molti liquidi. Ecco. Lo Zostop invece è sempre un astringente, però in polvere, quindi è farina di carruba, nestrosio e zucchero di barbabietola. E come additivi abbiamo la clinopriolite, la seppiolite e poi ovviamente la vitamina C. Come dose abbiamo 15 grammi a capo e anche in questo caso per 3 giorni. Infine, sempre da associare, quindi quando un vitello all'enterite, quindi è disidratato, si impiega quindi un reidratante, che in questo caso è il Reidral Record, che ha come composizione quindi lo zucchero di barbabietola, il siero di latte in polvere, un cloruro di sodio, un cloruro di potassio, che danno quindi vitalità all'animale e lo aiutano, ecco, a riprendersi dalla perdita di liquidi corporei. Ecco. Quindi la dose è 3 pasti di 2 o 3 litri di soluzione ogni 12 ore. Quindi ripartendo, quindi incominciando con i servizi, no, che facciamo in TMT. Verifichiamo i metodi di preparazione del latte, quindi io mi premo insomma di andare nel momento in cui l'allevatore o l'operatore effettua la ricostituzione del latte, quindi valuto la temperatura dell'acqua o impiegata, la concentrazione, quindi vado a pesare i chili di polvere effettivamente impiegati, quindi se è troppo scarico o troppo alto come concentrazione. La temperatura nel secchio al momento della somministrazione e il metodo di lavaggio della strumentazione impiegata. Quindi, diciamo appunto, stiamo arrivando verso l'inverno, cambia la stagione e così anche la concentrazione. Questo perché normalmente d'estate si consiglia un 13% di sostanza secca o come concentrazione. Mentre d'inverno si arriva al 15%, questo perché ovviamente per termoregolazione l'animale perde energia e quindi ha bisogno di reintegrarla aumentando anche il quantitativo di grassi col latte in polvere, appunto. Quindi la termoneutralità si va dai 10 appena nati tra i 10 e i 25 gradi, mentre di un mese tra gli 0 e i 25 gradi, e si considera che l'1%, abbiamo in più l'1% di fabbisogno energetico per ogni grado di temperatura. Quindi le operazioni da fare sono mantenere i vitelli caldi e asciutti, utilizzare la coperta o eventualmente le lampade rosse, insomma, termoregolate. Controllare che l'accesso all'acqua sia sempre disponibile, verificare che non ci siano correnti d'aria, molto importante anche l'esposizione al sole, quindi assicurarsi che la dieta contenga abbastanza calorie, come ho detto prima, quindi il discorso della concentrazione della polvere.
Protocollo quindi intensivo che consigliamo, che sto effettuando e sto vedendo insomma nelle varie stalle, sto seguendo, questo protocollo intensivo di 9 settimane, dove all'inizio si parte con 2 litri, di latte per posto, fino ad arrivare a punte alla quinta settimana di 5 litri e ritornando poi l'ultima settimana a 2,5 litri, però per una volta sola. Quindi io di solito consiglio di fare la mattina e questo per una settimana, in modo tale che l'animale si abitui a questo cambiamento dal latte alla proprio all'interruzione del latte, quindi allo svezzamento completo. I grammi di starter, quindi di mangime, inizialmente, come tutti sapete, è un pugnello perché poi alla fine il vitello non ne mangia tanto la prima settimana. Devo dire dalla terza in poi è a volontà e una cosa appunto importante che secondo me è da valutare è al momento dello svezzamento verificare effettivamente quanti chili di mangime vengono assimilati vengono presi dall'animale, quindi arrivare fino a 1,5 kg, 1,8 kg. In questo modo sappiamo che l'animale comunque è pronto per essere svezzato. Quindi c'è un momento giusto per ogni cosa, l'acqua deve essere data subito, l'Unifeed si cerca di darlo il più lontano possibile, quindi già diciamo quando si inizia a fare la transizione dalla fine dello svezzamento fino all'alimentazione completa solo con l'Unifeed, mangime a volontà e latte nel primo periodo. Ecco, questa è la disponibilità dell'acqua, sicuramente un'immagine abbastanza forte, quella che vedete di sinistra, però mi è successo molto spesso di vederla, quindi bisogna stare attenti anche alla pulizia dei secchi con l'acqua, quindi la quantità a disposizione deve essere già disponibile la prima settimana, il rapporto deve essere 4-1 con l'ingestione di sostanza secca. La temperatura, soprattutto in inverno, deve essere calda, calda dell'acqua. La pulizia significa quindi un incremento ponderale superiore al 7% e i contenitori di mangime e acqua devono essere sempre ben separati. E infine le analisi minerali microbiche, dell'acqua devono essere controllate almeno una volta l'anno. Quindi un altro prodotto che consiglio all'inizio, nelle prime fasi, soprattutto perché l'animale e il vitello, essendo anemico di per sé, ha bisogno di un ricostituente, quindi di un quantitativo di ferro chelato, insomma, per rafforzare il proprio sistema immunitario. Quindi consiglio il Calfenter, che è un mangime complementare. Con lievito di birra da Saccharomyces cerevisiae, poi ovviamente il destrol, il zucchero di barbabietola, la farina di carruba. La dose anche qui consigliata è 20 grammi capogiorno e io nei miei protocolli la consiglio nelle prime 2 settimane di vita. Qui invece iniziamo ho fatto una piccola digressione con i mangimi. Questo è un nuovo prodotto, il Multiparticle Starter, è un mangime complementare per vitelli, quindi costituito da fiocchi di mais e orzo, fiocchi di favino, piselli, lupino e dolce, mais in grano che depositandosi quindi sul fondo luminale libera la fermentazione degli acidi grassi volatili che stimolano la formazione di papille luminali. Molto importante sicuramente, come una nuova concezione, il foraggio in pezzi, che secondo le ultime tendenze migliora le performance in svezzamento. Sicuramente importante anche il lisosammio e il bicarbonato per tamponare l'acidità ruminale. Ora lo vedete nelle immagini, appunto ha una consistenza abbastanza fibrosa, si vede, e sta andando abbastanza bene. Barbieri, che dice, è un prodotto Ma più che... che abbastanza bene, sta andando benissimo, perché adesso è un nuovo nato, quindi sicuramente apporteremo delle migliorie e sicuramente sarà da fare del lavoro per portarlo veramente al top, ma è già ad un altissimo livello. Una cosa che mi piace tantissimo di questo mangime è il fatto che
Gli ingredienti, quindi i fiocchi di mais, i fiocchi di orzo, i fiocchi di favino e il lupino dolce, tutti questi ingredienti sono fioccati in un'unica soluzione, cioè passano all'interno della fioccatrice tutti insieme e quindi non c'è il processo di miscelazione successivo. Nel caso in cui facessimo dei fiocchi differenti e poi andassimo a miscelarli, durante il processo tecnologico ci sarebbe la rottura di questi fiocchi e quindi anche il mangime apparirebbe un pochettino più bruttino da vedere. Invece è proprio molto bella la vista e sicuramente i vitelli lo apprezzano perché i fiocchi sono assolutamente interi e in più sono spraizzati con degli zuccheri alla fine della lavorazione che lo rendono assolutamente appetibile. E comunque non è appiccicoso. Qualcuno magari mi ha fatto l'osservazione, mi dice, ma sai, è spraizzato con gli zuccheri, ci sono anche altre ditte che hanno fatto cose di questo tipo, è appiccicoso. No, assolutamente non è appiccicoso, è calibrato in maniera perfetta proprio la parte di zucchero apportata e quindi questo destrosio e fruttosio rimangono adesi ma non rendono assolutamente il prodotto appiccicoso. È veramente bello da vedere. Io ho qua anche un campione, però facciamo un esperimento, vediamo se riesco a metterlo davanti alla telecamera e farlo vedere, ma non so se ci riuscirà. E qua ho il sacchettino che vediamo, qua, multiparticle starter e vediamo se si vede, ma non si vede, no, non rende tanto l'idea, però i fiocchi si vedono, dai, qualcosina si vede. È veramente bello e i vitelli lo mangiano molto volentieri. Tant'è che parlando con i tecnici, con il papà del prodotto, perché ogni prodotto ha un papà in Tecnozoo, no? Quindi il papà di questo prodotto qua mi diceva, guarda, usarlo anche sulle vacche fresche, eventualmente nel postparto, ha un'ottima appetibilità e un'ottima valenza anche lì, oppure nella produzione dell'unifida secco, perché all'inizio glielo mettiamo davanti tale quale e poi successivamente lo misceliamo insieme ai foraggi e otteniamo un unifida secco. Quindi il servizio tecnico Tecnozoo mi stava proprio indirizzando anche in quel senso, perché sicuramente ha un'ottima valenza anche da quel punto di vista. Sì, no, infatti. Ti lascio ancora la parola. Sì. Quindi come altro mangime di punta, ecco, molto conosciuto ormai invece in Tecnozoo è il Total Croc, anche questo farina, è costituito da farina di estrazione di soia, fiocchi di gran turco e farina di estratti di girasole. Quindi c'è la crusca di frumento, la polpa di gombrobiesola, insomma anche questo è un prodotto pellettato molto, molto buono, sicuramente molto appetibile, e, con un'alta percentuale di proteine anche in fibre. È un prodotto appunto di punta perché ormai gli allevatori sanno che è buono, è ottimo, viene mangiato molto, molto bene dai vitelli e non ha mai dato alcun tipo di problemi, anzi è molto buono anche e soprattutto per l'accrescimento del vitello in sé. Molto molto buono. Quindi ha vitamina E. Una domanda, Giulia, posso interromperti? Sì. C'è una domanda che leggo. Fino a che età viene dato questo mangime? Io penso che si riferisca al multiparticle. Ecco, quindi abbiamo detto fino allo svezzamento e Multiparticle. poi dopo anche in unifida secco. Comunque rispondi tu che. Sì, no. Allora, il multiparticle si può utilizzare anche fino a 6 mesi d'età del vitello, quindi si può andare anche oltre, molto oltre lo svezzamento. Su molte aziende, ecco, facciamo in questo modo, lo integriamo insieme a una razione a secco, comunque viene integrato anche oltre lo svezzamento senza problemi, ecco. Una cosa che mi viene in mente del multiparticle è che comunque è un mangime moderno, perché quando uno parla di fiocco pensa all'amido, no? Il fiocco nella nostra testa si collega al fiocco di mais, al fiocco di orzo, quindi elevato tenero di amido. Invece questo comunque è un mangime che fa 17,9% di proteina, quindi 18% di proteina, è un mangime di quelli moderni, insomma, che spingono, che fanno crescere gli animali, soprattutto come struttura. Come del resto è anche Sì. Total Croc, insomma, siamo sempre su questa linea di mangime, facendo il Esatto. conto punto proteina rispetto a euro speso, insomma, il rapporto è molto buono. Sì, no, infatti, hai fatto bene a precisarlo, è ottimo sicuramente come livello di proteico.
Qui vi ho fatto vedere delle tabelle che abbiamo creato in Tecnozoo insieme appunto al TMT. Sono delle tabelle di programma svezzamento che ogni allevatore può richiedere al momento dell'acquisto del latte. Richiamano a sinistra, diciamo, quello che vi ho detto sul protocollo svezzamento, quindi in base alla settimana, invece a destra è un protocollo molto più standard, in base ai litri di latte, quindi va da 3 a 3,5 a 4. Questa invece è la tabella, sempre abbiamo creato insieme al TMT per i prodotti Tecnozoo, sono i prodotti di punta, quindi la maggior parte ve li ho già detti. In base al numero degli animali, dei vitelli, abbiamo il quantitativo da somministrare. Quindi andiamo sui latti Tecnozoo. Allora io appunto in questa tabella vi riporto tutti i latti più importanti. Quello che mi preme di più sono sicuramente quello che si vende di più, comunque il Must 1850 e il Super Milk. Sono due prodotti che hanno due differenze abbastanza importanti, cioè uno è latte zero, l'altro è invece dal latte. Deriva dal latte scremato, quindi uno va al 50%, il Must 1850 al 50%. Come proteine, quindi e grassi, vedete, siamo a un ottimo livello. E in più, come caratteristiche, abbiamo sicuramente l'Enterococcus faecium e nel caso del Supermilk, invece, il Bacillus. I bacillus, insomma, più importanti che aiutano comunque a la digestione, la digeribilità del prodotto stesso, del latte stesso. Sì, appunto, e sotto in fondo vi ho messo le concentrazioni perché variano ovviamente in base al quantitativo di grasso e proteine presente nel latte. Quindi partiamo, volevo parlarvi un attimo appunto del discorso che abbiamo iniziato da un anno a questa parte con l'incremento fondella regionaliera, quindi la valutazione dell'accrescimento. Un servizio appunto che dà il TMT è quello di valutare l'accrescimento del vitello dalla nascita fino alla prima fecondazione, quindi sulle manze. Quindi iniziamo come dato preliminare col peso medio della vacca al terzo parto con l'altezza, il peso medio alla nascita, quindi mi premo di pesare tutti i vitelli a prima rilevazione che sono appena nati per avere uno standard, una media, valutare il numero di fecondazioni medie per manza e l'età media al primo parto. Quindi le misurazioni che vengono effettuate sono tre in tre momenti diversi. Uno, insomma, inizialmente almeno, sono uno alla nascita, poi a 30 giorni e infine a 60, insomma, allo svezzamento, tramite un metro dove converte i centimetri in chili, che appunto viene impiegato quello a sinistra, è quello che viene utilizzato nei primi 4 giorni di vita, mentre quello che vedete a destra, anche fino alle manze, fino alla prima fecondazione. Ed infine, quindi, la misurazione sulle manze viene fatta dopo che è stata fatta la rilevazione, quindi del peso medio della terza lattazione, viene fatta questa rilevazione a circa, ora noi si cerca di arrivare col nostro servizio a un 13, massimo 14 mesi alla fecondazione, quindi al 55% del peso da adulto, con un'altezza di 130 centimetri, quindi arriviamo sia al peso che all'altezza al garrese. Quindi in conclusione volevo dirvi appunto che riassumendo cosa facciamo noi del servizio TMT, controlliamo la somministrazione del colostro e del latte, monitoriamo la salute della vitellaia. Abbiamo come obiettivo quindi principale arrivare al raddoppio del peso dalla nascita allo svezzamento e arrivare alla prima fecondazione al 55% del peso da adulto fino quindi concludendo raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio. Quindi ora è il momento di mettersi al lavoro. Benissimo. Tu all'inizio però avevi fatto una domanda e nessuno, io Sì. speravo che qualcuno mi rispondesse, ma vabbè, è comprensibile, ecco, che nessuno risponda.
Se vuoi togliere anche la condivisione dello schermo, no, forse l'hai tolta, sì. Tolto. È come se avevi chiesto di dare un punteggio alla propria vitellaia ad ognuno Sì. dei partecipanti della riunione. Però nessuno si è sbilanciato con un numerino. Niente, sono Nessuno timidi. si dà 10, io sto aspettando che qualcuno si dia 10, ma non arriva nessuno. Sono timidi. Aspettiamo ancora un attimo, se qualcuno prende coraggio e si dà un voto, anche alla luce di quello che hai spiegato tu, insomma, no? Perché, Certo. ovviamente 10 a tutti per l'impegno, perché Sicuramente, seguire la sicuramente figura per vitellaia, avermi sicuramente seguito. 10 per l'impegno è sicuro per tutti. Magari i risultati possono essere migliorati in alcuni casi, no? Con dei piccoli spunti, Certo, insomma. sicuramente, sicuramente, ma a noi infatti la mia premura è quella di seguire l'allevatore moltissimo da quando inizio a fare il protocollo, proprio perché so che la vitellaia non è semplice, è una cosa che comunque va seguita bene e va capito uno standard, una routine fissa, ecco, una cosa più semplice possibile da prendere tutti i giorni, in modo tale che l'allevatore riesca a ottenere degli ottimi risultati con lo sforzo, con poco sforzo, ecco, diciamo così. Sì, per evitare a quel poverino che deve partire con l'assetto da guerra per andare ad avere il vitello, di partire ben motivato e sapendo che avrà qualche imprevisto nel percorso e noi abbiamo anche i prodotti per sistemare queste situazioni. Quindi porti d'emergenza sicuramente servono e vanno benissimo e sono molto efficaci, però devono essere l'emergenza, non deve essere l'abitudine, insomma, ecco. Il signore che soccorre i vitelli, il titolare, l'operaio, deve partire sapendo che la vitellaia è in salute e nei periodi particolari troverà qualche problematica che risolverà con tante altre cose, insomma. Però di base ci deve essere la sanità, ci devono essere le gabbiette pulite, hai detto. Hai parlato di colostratura, che è importantissima. Poi di cosa hai parlato? Hai parlato ancora del piano alimentare, È quindi della un somministrazione argomento dell'acqua. talmente vasto che se ne potrebbe parlare per ore, però appunto ho cercato di farlo il più riassunto possibile, ecco, ma dietro c'è un mondo, ecco, Certo, sulla certo. vitellaia. Beh, e infatti non per niente c'è questo Tecnozoo Monitoring Team, non mi viene mai questa sigla, comunque Tecnozoo Monitoring Team che si occupa del monitoraggio, quindi degli aspetti che passano dalla limitazione delle vacche alla gestione economica, abbiamo detto, anche di break-even point UFC, di UFC di raccolta tutti i giorni e poi dalla parte dei vitelli. Quindi la parte dei vitelli, analisi del colostro, abbiamo parlato di colostratura, di somministrazione del colostro, i 4 litri di colostro capogiorno, che però sono importanti sì da un punto di vista relativo, perché quello che è molto importante è la somministrazione delle immunoglobuline, quindi quello è importantissimo. Poi che cosa hai detto? Hai parlato sì della parte del latte, dell'aumento della concentrazione del latte in inverno rispetto all'estate, perché il vitello ha maggiore energia, ha bisogno, maggiore bisogno di energia, l'accostamento di un mangime ad alto tenore proteico, come può essere il multiparty col nuovo nato, che ha anche una parte di fibra lunga, quindi è una cosa veramente innovativa e fioccato in maniera particolare, piuttosto che il Total Croc, che ha anche degli oli essenziali al suo interno. Quindi ha questa azione di controllo anche della coccidiosi dal punto di vista degli oli essenziali che sono inseriti, insomma. Ecco. Certo. E quindi hai parlato un po' di tutto questo, giusto per fare un minimo di Riassunto. riassunto, perché si è collegato strada facendo, che si è collegato un attimo fa o che ha seguito tutto bene dall'inizio, insomma. Io intanto sto controllando qui se arrivano delle domande. Ci sono i complimenti per te. Infatti sei stata proprio brava ed esauriente nella spiegazione. Grazie a tutti. Ecco, quindi questo video rimarrà memorizzato, rimarrà sul mio gruppo Facebook, quindi sarà visibile anche nei giorni successivi, potrete commentarlo e avrete le risposte anche nei prossimi giorni. Intanto io controllo sempre qua che arrivano dei commenti, aspettiamo ancora un attimo.
Ecco, quindi il dialogo va avanti anche successivamente, insomma, nei prossimi giorni. Il Certo, gruppo, comunque appunto utilizzatelo chi vuole anche. successivamente mettere la valutazione lo può fare Certo, tranquillamente, ecco. certo. Sì. Dopo che ci ha rimuginato abbastanza. Certo. Hai tu anche le tue colleghe del gruppo TMT, perché c'è da dire che nel gruppo TMT siete un po' di Siamo persone. Mi ricordo molte. quando avete fatto la formazione in una stalla a Parma, avete fatto le fotografie di gruppo, eravate un bel gruppetto. Quindi siete distribuiti in maniera omogenea in tutta Italia, quindi tutti gli allevatori possono, tutti i clienti di Tecnozoo possono usufruire di questo servizio. Ecco, quindi se non ci sono domande, io chiuderei anche la diretta. Ecco, vi ricordo che il gruppo comunque non è solo finalizzato a queste dirette, è nato per questo, però potete utilizzarlo anche se avete dei dubbi per confrontarvi tra allevatori, tra tecnici o allevatori che possono fare domande al tecnico. Sicuramente all'interno del gruppo c'è qualcuno che vi sa dare una risposta. E vi assicuro che ci sono dei veterinari, degli alimentaristi anche di altissimo livello, ma veramente altissimo, che magari sono un po' meno informatici, quindi stanno qui, osservano, stanno guardando, ma e non commentano, ma sono sicuro che stanno ascoltando. Se qualcuno ha bisogno di loro, si faccia sentire che sicuramente avrà risposte. Io vi saluto e ti ringrazio, Giulia, No, grazie a te, per grazie a te. la presentazione. Grazie a tutti. Ecco. Benissimo, vi saluto allora. Buona serata, Arrivederci, buona serata a tutti. arrivederci, buona serata.